Salve a tutti, oggi vogliamo fare insieme questo coniglietto e possiamo utilizzare dei semplici fogliettini di carta di centimetri 9x9 o in questa videoguida utilizzerò un foglio di 15 cm x 15 che sarebbe la metà di un foglio A4 da cui ho ricavato un quadrato e per farvi vedere meglio come piegare il foglio. Allora, partiamo da questo quadrato. La prima operazione da fare è quella di piegarlo in due a metà. Poi pieghiamo nuovamente in due. Apriamo di nuovo il foglio. Stessa operazione dall'altro lato, sempre a metà. E poi facciamo nuovamente in due. Abbiamo ottenuto 4 righe e 4 righe. Le due diagonali, io già una l'avevo fatta perché tagliando un foglio A4 rettangolare a metà ho ottenuto due rettangoli, dai due rettangoli ho fatto questo quadrato. E poi l'altra diagonale. Dopo che abbiamo ottenuto anche le diagonali, a questo punto prendiamo l'angolo in alto a sinistra e lo portiamo verso il centro. Abbiamo ottenuto questa linea obliqua, punta verso il centro, pieghiamo. Adesso tocca a questa punta destra piegarla verso il centro. Punta piegata verso questo centro. Anche dalla parte in basso, punta verso il centro. Punta verso il centro. Così abbiamo ottenuto tutte le righe che ci servono per poter piegare il foglio. Ecco, adesso pieghiamo questo lato del foglio sinistro in questo modo. Lato destro del foglio ugualmente pieghiamo verso il centro. Ora, tenendo il dito fermo qui, solleviamo la carta, vedete? In questo modo e spingiamo verso l'alto. Stessa cosa fermo qui, con un dito teniamo fermo, solleviamo un po', spingiamo verso l'interno questa parte e verso l'alto la punta. Ok, adesso prendiamo il lavoro, lo giriamo in questo modo. Il lavoro lo mettiamo a faccia in giù. Allora, adesso pieghiamo questa punta sinistra verso la riga centrale.
Stessa cosa dall'altro lato, prendiamo la punta verso la riga centrale. Una volta che siamo arrivati a questo punto, qui abbiamo una riga orizzontale, dobbiamo piegare la punta su questa linea orizzontale. Solleviamo il foglio e pieghiamo a mano libera perché deve salire questa punta di dietro. Se la teniamo appoggiata sul piano di lavoro è più difficile. Ora il lavoro lo prendiamo e lo giriamo a faccia in giù. Vedete questa punta? Bisogna piegarla in due a metà, in questo modo. Una volta che l'abbiamo piegata in due, pieghiamo il foglio così. Solleviamo il lavoro. Adesso tenendo con le dita qua dobbiamo sollevare quelle che saranno le orecchie del coniglio verso l'alto e poi ci fermiamo in questo punto qui. Vede? Qui è inclinato, qui è inclinato e più o meno questa base è parallela a questa. Allora, adesso questa operazione della parte di dietro va fatta in questo modo. Vedete che abbiamo una linea oblica qui e una linea oblica qua. Allora, apriamo leggermente il foglio. Dobbiamo, attenzione, piegare verso l'interno su questa linea, così. E dobbiamo farla sia da questo lato e da quest'altro. Vedete questa linea, piegarla verso l'interno. È uno un po' di manualità per fare questa operazione, quindi abbiate pazienza se le prime volte ci impiegate un po' più di tempo nel farla. Poi prendiamo le orecchie e le pieghiamo lungo questa linea 1 e 2. Dopodiché apriamo un po' le orecchie e con i ecco fatto, il coniglietto è terminato. Allora, questo è un po' più grandicello, questo è un po' più piccolino. Vedete voi le dimensioni di cui volete farlo. E quindi se la videoguida vi è piaciuta, mettete un mi piace in modo tale che mi invogliate, mi incoraggiate a realizzare altre videoguide sugli origami, cercando sempre di utilizzare quelle che sono le tecniche più semplici e immediate per ottenere lo stesso soggetto. Vi ringrazio per la vostra attenzione, un caro saluto da Giovanni, ciao a tutti.